Ciao, siamo al buio, eh? Allora, oggi presento una torcia da, chiamiamola da discount, dai, eccola qua. Allora, per differenziare un po' dalle solite recensioni, questa sarà fatta con la luce fornita esattamente da questa lampada. Allora, vediamo un po'. Questo è marca Rexel. Ovviamente non è un produttore, è credo qualcuno che mette il proprio marchio su prodotti da altri, che produce lampade piuttosto che batterie, piuttosto che altre cose, le si può trovare nella grande distribuzione. Io questa lampadina qua l'ho trovata in un brico center. Allora, vediamo un attimo le caratteristiche. Allora, non so se la camera con questa luce riesce a far vedere. Comunque, mettiamolo in questo modo. Allora, potenza della luce 1 watt LED, ovviamente. La lampada ha tre settaggi, chiamiamoli così, cioè una potenza in lumen di 15, 30, 55 lumen. A questa potenza diciamo che corrisponde una profondità di campo della luce stessa di 50, 30 o 15 metri. La batteria è alimentata da una singola batteria AA da 1,5 volt, che non è male come cosa, perché avendo un pacchetto di batterie, cioè la si può far durare quanto si vuole. Le durate previste qui appunto in etichetta sono 12 ore per i 55 lumen, 24 ore per i 30 lumen, 48 ore per i 15 lumen. L'alimentazione appunto è data da una singola batteria AA, insomma una solita batteria da 1,5 volt. Quello che me l'ha fatta comprare, allora chiariamo che costa roba tipo 7 euro, cioè quindi proprio popolarissima, è il fatto che allora ha le tre potenze luminose più come chiamarla, una funzione SOS, quindi fa da sola schiacciando in sequenza il bottone posteriore il segnale SOS, tre lunghi, tre corti, tre lunghi, tre corti, tre lunghi, tre corti, e la funzionalità strobo. Ecco, adesso non so se riesco qui a far vedere esattamente come funziona questa cosa. Cercherò se è possibile. Allora, la confezione è questa, quindi adesso provo a cambiare la luminosità. Si spegnerà e sparisce tutto. Perché praticamente il cambio delle varie luminosità e delle funzioni è in sequenza, quindi si parte dalla luminosità più alta, si scende a quella media, quella inferiore, si passa alla segnalazione praticamente SOS e allo strobo. Quindi aspetta un attimo solo che cerco di sistemare le cose. Allora la spengo. Quindi, cioè, lasciandola spenta per un qualche secondo, ricomincia da zero, quindi la sequenza riparte. Se invece la si spegne e la si riaccende in pochi secondi, la cosa, come dire,
un minimo di memoria, mettiamola così, in questo modo. Ecco, allora vediamo un po' cosa succede. Trovo SOS, luminosità massima, luminosità un po' inferiore e questa è la luminosità più bassa che serve per leggere, in questo caso per vedere l'etichetta. E adesso non so se riesco a farla vedere, come dire, nell'ambiente, però sinceramente, allora, siccome la differenza di lume non è tantissima tra una posizione e l'altra, quindi parliamo di 15, 30, 55, non c'è tantissima differenza tra una, l'altra e quell'altra. Ci sono lampade che fanno degli step molto molto più ampi, quindi in questo caso la luminosità tra una e l'altra non si nota tantissimo. Però ecco, in effetti, cioè, il consumo di energia è differente, cioè si passa da 12 ore della luminosità più alta a 48 della luminosità più bassa. In situazione, tra virgolette, di emergenza, ovviamente si deve vedere di consumare il meno possibile, ecco. Comunque sia, cioè, anche alla luminosità più bassa dei 15 lumen, direi che ha un discreto, come posso dire, una discreta visibilità, cioè è usabile. Ecco, qui praticamente da una distanza di illuminazione di 15 metri, che insomma è abbastanza buona, ecco. Che altro poter dire? Ripeto, è una marca, per modo di dire, nel senso che certo non è una True Night, no? Probabilmente magari fra qualche tempo questa sparisce e non si trova più, o si trova solo in certi negozi. Perché è una cosa rimarcata, ecco. Adesso vediamo se riesco a far vedere il corpo della lampada in se stesso. Un attimo che spengo e cerco un'altra lampada per illuminare questa. Allora, vediamo un po' com'è questa lampada. Il corpo è in alluminio, ha più o meno le solite, non so come chiamarle, la solita forma di una lampada, tra virgolette, tattica. Ha questo comodo laccetto per legarla al polso, pulsante posteriore per acceso, spento e le varie funzioni. Ha il vantaggio di poter essere messa in piedi, sta in piedi senza problemi. E anche dalla parte della luce può essere messa appoggiata senza problemi, quindi sta in piedi. Effettivamente la forma sul corpo, diciamo che permette qualche rotolamento, cioè adesso qui parlo è un casino, comunque appoggiandola, diciamo che potrebbe scivolare. Alcune hanno una forma, cioè delle cose che una volta appoggiata impediscono, comunque non favoriscono il rotolamento della lampada stessa. Ecco. Che dire, dentro ci ho messo una pila ricaricabile, vediamo se riesco a far vedere. Allora, eccola qua.
2000-2100 mAh, normalissima, quindi comunque la funziona senza problemi, sia con pile ricaricabili che con pile alcaline. Il cono di luce, ecco, allora il cono di luce è un pochettino focalizzato, cioè questa non può essere modificata l'ampiezza del cono di luce, è fissa. Ha un punto luce centrale abbastanza parecchio luminoso e un alone intorno. Ecco. Quella che sto usando adesso ha una cosa diversa, cioè è una, ma vabbè, ho già fatto la recensione in un altro filmato. Come si vede, ha un cono di luce un po' più ampio e siccome si può essere concentrato o meno con una lente anteriore, appunto può essere espanso piuttosto che più stretto. Che posso dire? 7 euro, si può fare, no? Il corpo è robusto. Ecco, non so che altro dire. Ecco, una cosa, forse il pulsante posteriore, la plastica che lo ricopre, non dà proprio una sensazione, di robustezza estrema, però penso che per un, cioè, insomma, può fare il suo lavoro. Che altro poter dire? Niente, cioè, la si può trovare appunto io l'ho trovata in un Brico Center, quindi in mezzo agli attrezzi da lavoro, il prezzo sui 7 euro, 7 euro, 7 euro 50, una cosa del genere, non so, mi ha attirato appunto perché aveva questa funzione sia del, vabbè, a parte le tre luci, cioè le tre possibilità di regolare la luminosità, il fatto che abbia l'SOS incorporato, quindi premendo, comunque selezionando la funzione da sola fa l'SOS, e la funzione stroboscopica, quindi il lampeggio. Sull'etichetta qui, non so se si può vedere, dà come caratteristica anche l'impermeabilità alla pioggia, quindi cioè, no, questa non si può mettere nell'acqua, non è una torcia subacquea, ma resiste comunque a spruzzi di acqua. In effetti qui svitando la parte posteriore c'è una O-ring che dà una certa tenuta. Niente, ecco, adesso uno può anche chiedersi perché uno fa una recensione di una cosa del genere, e c'è anche ragione a chiedersi. Cioè, è una cosa comunque che si può trovare in qualunque posto, non me l'hanno regalata, me la sono comprata. Che dire, uno può chiedersi la prendo o no. Ecco, allora io faccio queste recensioni, queste cose, come posso dire, anche di minimo prezzo, proprio per poter dire a chi si dovesse chiedere la prendo o no, se sto buttando via i 7 euro o non li sto buttando via. Ecco, in questo caso io penso sinceramente che non li sto buttando via. Cioè, questa non è una torcia a cui affidare, tra virgolette, la propria pelle, no? È abbastanza evidente. Però fa il suo lavoro. Secondo me, in qualunque situazione, da lavoro, da campeggio, se non c'è niente di meglio, questa può fare il suo quello per cui è stata progettata, insomma, in poche parole, dai. Ecco, è tutto. Ringrazio per la visualizzazione e al prossimo giro. Ciao a tutti. Ciao.